Wow, che giornata! Martedì 23 ottobre 2018, i fratelli Stedile, Michele che vi sta Non parlando contenti! e Antonio che sta filmando, oggi punteranno Cima Capi e poi Cima Giochello. Arriveremo a 1500. 1540 sul cartello, poi sembra da qualche dato che sia un po' di meno, comunque insomma grosso modo sopra i 1500 metri. Quindi sarà un'altra giornata spettacolare, in quanto, come potete vedere, il nostro bellissimo lago di Garda, la giornata promette più che bene, un sole spettacolare, la temperatura si è un po' abbassata nonostante ciò, ma il sole però nonostante ciò sta molto bene. Esatto. Quindi noi siamo pronti, percorrenza circa andata e ritorno saremo sulle 7 ore mediamente. Siamo sì, dai. E quindi siamo pronti. Siamo partiti, siamo sulla strada vecchia detta Ponale, quella che porta in Val di Ledro. Che scenario. Come potete vedere lo scenario, siamo proprio a strapiombo sul lago di Garda. Là intravedete la strada per Limone del Garda. E quindi siamo partiti molto dolci, per poi il bello sarà più tardi. Che accidenti, è chiuso. È chiuso? Infatti questo poteva essere una valida alternativa, anche sì. Se avevo preferito... Avremmo probabilmente comunque preferito l'altra, cioè Biacesa è... quanto è più anche suggestivo. Più panoramica, sì, esatto. Quindi qui negli ultimi tempi ci sono stati un po' di problemi di roccia friabile. Esatto. Di conseguenza, per questione di sicurezza, probabilmente l'hanno chiusa. Infatti. Andiamo! Andiamo, ragazzi! Finita il tratto pianeggiante, si sale. Si comincia a salire adesso, non si scherza più. Eccoci arrivati. Sentier del Bec. Facciamo quello. Facciamo quello. Lo spettacolare lago di Garda, come potete vedere. Siamo quasi all'imbocco della ferrata per la prima tappa che risulta essere Cima Capi. E non serve dire altro. L'ennesima meraviglia vista lago. Qui ogni punto è un punto panoramico. Abbiamo iniziato l'ultimo tratto in via ferrata per arrivare a Cima Capi e da qui si può ammirare ancora di più il lago di Garda. Guardate che meraviglia, il sole è un bel sentiero, veramente si riscalda, bellissimo sentiero, un bel sole, un bel sole caldo con una bellissima luce. Siamo a buon punto. Sei verticale, Michele? Yes, molto verticale. Cima Capi 929 metri raggiunta. Primo traguardo. Siamo stati gagliardi. Bellissimo. Siamo a 1207 metri, siamo a buon punto. Questo pezzo, l'ultimo pezzo, è abbastanza impegnativo. Abbiamo ancora circa 350 metri per raggiungere la Cima Giochello. E quindi. Questo è il? Bocchet de Concolé. Uno snodo importante. Uno snodo importante. Siamo arrivati, ragazzi. 1540. Cima Giochello. Posso dire, Antonio, ich bin fertig. Du bist fertig. Vabbè. È finito. 4 ore e un quarto, l'ultima ora è stata veramente impegnativa. Devo dire che il dislivello comunque si sente, poi il livello di quasi 1500 metri di conseguenza. E poi tracciato abbastanza vario con la ferrata di mezzo, la ferrata
per arrivare a Cima Cappi, l'altra dalla Susati, insomma. Un percorso abbastanza diversificato, quindi. Ti do due notizie, Antonio. Sentiamo. Una piacevole e una meno. La meno è che alle 5 abbiamo necessità di essere... Di essere ostello per preparare la cena, boh. La piacevole è che adesso c'è la discesa. Quindi si scende. Qui abbiamo una... tutto, sì, Riva del Garda, il lago di Tenno. E adesso faremo una panoramica. Il lago di Cavedine, ovviamente il lago di Garda, la valle di Ledro, cioè c'è l'imbarazzo della scelta. Prima volta che sono arrivato qui sono rimasto estasiato da questa grotta con quest'acqua purissima direttamente dalla Damello. E non c'è niente di più salutare che bere un'acqua naturale in queste camminate. Sentite che la goccia che lentamente riempie questa bellissima grotta. Siamo sulla via del ritorno. Adesso ci gustiamo quest'acqua divina. Quest'acqua divina. E un'oretta massimo, un'oretta e un quarto saremo di ritorno a Riva del Garda. Alla salute! Siamo praticamente arrivati, come potete vedere. Abbiamo iniziato oggi con le meraviglie del lago e chiudiamo con le stesse. I colori non sono più quelli perché il sole per oggi ci ha detto ciao, ha detto stop. E 20 minuti siamo arrivati, una giornata memorabile da rifare sicuramente. Un'altra giornata memorabile. Da rifare sicuramente. Chissà, magari la prossima verrete anche voi.